Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Avevo una gran voglia di proseguire il racconto, e poi quante cose sono accadute. Sapete, in quei giorni a Stivalandia era sempre più difficile starsene nella tana, ma al tempo stesso diventava ogni giorno più importante. Era una sfida che tutti dovevano accettare, e sappiamo quanto fosse ardua. Papà Lele continuava ad andare al lavoro come sempre. Per fortuna, Ilarietta sembrava un poco più serena, e Carletto inventava storie sempre più affascinanti, ma questo non bastava a tenere a bada le sue preoccupazioni di lupo famiglia. Pensava spesso a quanti animali incontrava prima che arrivasse il sortilegio dei covidoni, uccellini, gufi e tante altre specie, che come lui andavano quotidianamente al lavoro. Poi di colpo tutto era cambiato. Come quando un'improvvisa gelata coglie un bell'albero che si ritrova a perdere i suoi rigogliosi fiori. Ma Lupo Lele provava a farsi coraggio. Era sempre stato un lupo assai spensierato e vivace, energico e ottimista. Uno che ne ulula delle belle, insomma. All'inizio, quando il sortilegio riguardava solo Pandalandia, era fiducioso che i covidoni non sarebbero arrivati fino a loro. Ma i giorni passavano e lui era sempre più spaventato. Può una ventata di cambiamenti coglierci così all'improvviso, si chiedeva. Stava diventando tutto così difficile. Gli sarebbe tanto piaciuto starsene a casa con la sua famiglia, e invece quanti rischi correva per andare ogni giorno al lavoro. È solo che, vedete, il suo era un lavoro troppo importante, un lavoro vecchio come il giorno e la notte. Papà Lele era infatti un valido membro dell'ululatoio, un grande reparto che aveva il compito di assicurare il ciclo lunare. Sì, perché la luna di Stivalandia sapeva essere bellissima e splendente, quando voleva. Ma era un po' timida. E allora, ogni notte, i lupi le rivolgevano i loro potenti ululati e con il loro richiamo la incoraggiavano a salire nel cielo. Di giorno, invece, entrava in funzione il frenitoio, dove tutte le cicale del regno frenivano con solerzia e impegno e davano al sole le energie per brillare in cielo ogni mattino. Ma a differenza della luna, quel sole era un po' vanitoso e capriccioso e voleva che le cicale lo ammirassero affinché splendesse caldo e luminoso. Lupo Lele aveva studiato molto per entrare all'ululatoio ed era sempre stato molto orgoglioso del suo lavoro. Ma le cose erano cambiate ultimamente, per i motivi che ben conoscete. Ogni volta che usciva di casa, infatti, temeva di essere colto dal sortilegio, o peggio ancora, temeva che i covidoni lo seguissero fino a casa. E benché avesse sempre con sé il suo fidato cappello-ombrello, che lo riparava sia dalla pioggia sia dallo sguardo dei perfidi draghi, cosa avrebbe fatto se ne avesse incontrato uno? Era terrorizzato. E più cercava di nasconderlo a mamma Ilarietta e a Carletto, più si faceva nervoso. Quanto è difficile portare una maschera quando non si è bravi attori. Ne sentiva il peso quotidianamente e proprio pochi giorni prima aveva avuto una gran litigata con mamma Ilarietta. Meno male che Carletto non aveva sentito niente. Vedete, è davvero complicato dover restare calmi quando dentro di sé si sente una tempesta. Ma ogni giorno, nel suo solito tragitto verso l'ululatoio, Lupo Lele incrociava lo storico capo cicala del frenitoio, Messer Peppino Cicalino, che abitava poco distante e che rientrava dopo il turno. Anche se negli ultimi tempi i loro saluti si erano fatti sempre più sfuggenti, avevano sempre piacere a scambiare qualche parola. «Ah, sono così vuote le nostre strade ultimamente, vero Messer Peppino?» disse. «È proprio vero, caro Lupo Lele. Che strana sensazione. Ma mi dica, va tutto bene in famiglia?» chiese Messer Peppino. «Abbastanza, grazie, anche se il lupacchiotto scalpita.» «Lo immagino, caro Lele, ma vedrà che presto torneremo alla normalità. Ma presto, salutiamoci in modo da non recar pericolo a noi stessi», disse in fretta la cicala. «Certo, Messer Peppino, al prossimo incontro.» Tornando a casa, papà Lupo si mise ad osservare la splendida natura che lo circondava. L'aria era pulita come non mai, e nel silenzio si udivano forti e chiari i canti degli uccellini. Ne rimase confuso, perché gli sembrava che la natura stesse quasi traendo vantaggio dal sortilegio. Il giorno dopo volle esporre i suoi pensieri a Messer Peppino. «Vedi, Lupo Lele», disse la cicala, «questo deve esserci di grande insegnamento. Ultimamente gli abitanti del regno stavano trascurando
l'importanza dell'albero, la poesia del tramonto e la vitalità della pianta. Spero che quando il sortilegio sarà sconfitto, ci ricorderemo di quanto sia meraviglioso il mondo che ci ospita e magari lo tratteremo con più rispetto. Messer Peppino, non sapevo che oltre a essere un bravo lavoratore, lei avesse un animo così poetico. Le auguro una buona giornata, rispose Lupo Lele, che si sentiva di nuovo forte e sereno come era un tempo. Il giorno successivo, Papà Lupo era proprio di buon umore e aveva tanta voglia di continuare il discorso. Tuttavia, camminando non incontrò Messer Peppino. Con passo più lento del solito, allora arrivò all'ululatoio, ma di lui non c'era traccia. Forse oggi non è venuto al lavoro. Certo, però è molto strano, pensava. Preoccupato, chiese subito ai suoi colleghi, i quali gli raccontarono che purtroppo gli anziani genitori di Messer Peppino erano stati colpiti dal sortilegio e che lui era corso da loro per aiutarli. Mille emozioni colpirono all'improvviso. Lele si sentiva arrabbiato, triste e smarrito. Pensava al suo collega e ai suoi poveri genitori. Chissà cosa stavano passando. Lui, lupo grande e forte, era spaventato come un girino. Ma quel che lo faceva stare peggio era il fatto che non sapeva assolutamente cosa fare. Per la prima volta allora capì che il sortilegio aveva colpito qualcuno di sua conoscenza e questa era la prova di quanto ormai fosse vicino. Pensava a Carletto e a Ilarietta. E capì che doveva assolutamente farsi forza. Allora, con le zampe che ancora gli tremavano, chiese a tutti i suoi lupi colleghi di lavorare con il doppio dell'impegno. I lupi ululararono forte come non mai. Chiesero alla luna di salire nel cielo piena e splendente per illuminare, dare coraggio e conforto a tutti coloro che quella notte ne avessero avuto bisogno. Bene, vi ringrazio e vi rimando alla settimana prossima. Mandateci i vostri commenti e i vostri disegni, noi ne saremo davvero tanto felici. Grazie e arrivederci e un saluto da tutta Psi Plus.